Quest'oggi la conferenza stampa, ci tengo a precisare che non è una conferenza stampa dove vogliamo togliere la parola ai giocatori piuttosto che all'allenatore in questo momento, non c'è un silenzio stampa, domani comunque vado a sentire del commento della partita da parte dei giocatori e del nostro coach. La mia presenza oggi qui è per dare un segnale ulteriore alla mia squadra in questo momento. Sono sempre stati tutelati i nostri giocatori, sono sempre stati difesi dalla società quando era giusto difenderli e attaccati quando era giusto essere attaccati. Oggi, in questa settimana, ho visto un gruppo che ha avuto voglia di mettere in campo un qualcosa in più, di dare qualcosa in più alla squadra, alla società, al coach stesso. Devo dire che è stata una settimana positiva, hanno affrontato una settimana realmente con la giusta concentrazione e determinazione per provare ad uscire da questo momento di crisi, non chiamiamolo di crisi, di mancanza di vittorie magari. Ecco. La partita sicuramente sarà diversa da quella dell'andata, ci ricordiamo qui abbiamo perso di un punto. Sarà una partita difficile, secondo me, al di là tecnicamente, perché è una partita difficile da preparare, quello è sicuro. Una squadra diversa, è cambiato anche l'allenatore, hanno inserito un nuovo giocatore. Quindi la partita dal piano tattico sarà difficile da prevedere realmente. Dobbiamo essere forti, forti di testa ad affrontare qualsiasi momento duro affronteremo durante la partita stessa, essere più concentrati possibili durante tutto l'incontro. Sono convinto che se riusciamo a tenere alta la concentrazione e la giusta intensità, soprattutto in difesa, quello che abbiamo perso nelle ultime settimane, riusciamo a portare a casa una bella vittoria.